Piazza Garibaldi, ennesima manifestazione dei lavoratori del Consorzio di Bacino. Ancora una volta i lavoratori costretti a scendere in piazza per invocare il diritto al lavoro, il diritto alla dignità, il diritto alla sopravvivenza. Lavoro nero, non lavoro nero! Ci siamo stufati! Dopo 22 anni di LSU sono andati in pensione con 528 euro al mese. Lavorando, portando un ufficio avanti. Allora, chiariamo, questi lavoratori lavoravano 80 ore al mese con un stipendio veramente mortificante per qualsiasi essere umano, 580 euro al mese. Oggi gli è stato negato anche quest'ultimo piccolo barlume di speranza. 580 euro al mese, anche questo diritto alla dignità vi è stato negato? Sicuramente, non solo questo, abbiamo inoltre di questo siamo anche presi in giro, abbiamo lavorato nella pubblica amministrazione, praticamente abbiamo fatto lavori che dovevano fare i giardinieri comunali, li abbiamo fatti noi, abbiamo rimesso a posto cimiteri che uscivano le radici dalle tombe, parchi li abbiamo riaperti noi, scuole le abbiamo riaperti noi, e ora che ci fanno? Ci hanno buttato in mezzo alla strada, ci hanno abbandonato, tutti, con 580 euro a mese. Allora, lavori socialmente utili, ma soprattutto grande dignità al verde pubblico, un verde abbandonato. Io ho seguito da vicino la vostra attività nel corso della vostra formazione, devo dire onore al merito, avete fatto delle grandi cose. La risposta è? La risposta è che la politica è assente, assolutamente assente. Abbiamo pulito i parchi, i giardini, scuole, se non era per noi le scuole a settembre non avrebbero aperto. Abbiamo servito uffici pubblici che stanno in grande disagio. Vedi gli uffici della spazzatura. È tutto, la politica è assente, vogliamo risposte, non possiamo essere buttati in mezzo a una strada così con 580 euro al mese senza contributi. La politica è assente, dovrebbero solo vergognare. Questo è il cambiamento della politica? Noi vogliamo risposte, non vogliamo essere messi in una strada, vogliamo risposte. Allora, stamattina ennesima risposta negativa, ennesima proprio bisogno di dover scendere in strada a manifestare per il diritto al lavoro. Sì, perché il 19 di novembre siamo stati in piazza, abbiamo incontrato il ministro Di Maio, da allora si era impegnato a costruire un tavolo di crisi sulla questione lavoro a Napoli e non abbiamo avuto ancora risposte. Torniamo in piazza come Unione Sindacale di Base, come lavoratori APU, LSU e Consorzi di Bacino, perché dobbiamo mettere un freno alla precarietà nella pubblica amministrazione. C'è bisogno di una risposta urgente da parte di questo governo e soprattutto da parte della regione, molto assente rispetto a queste vertenze. Sappiamo solamente che non c'è l'interesse palese a risolvere delle vertenze che vanno avanti, cioè dei bacini di precarietà che ormai vanno avanti da anni nella nostra città. Parliamo di persone che da 22 anni sono precari della pubblica amministrazione in Campania o di disoccupati storici che vengono dai cicli 2012-2014 che sono ancora senza reddito. Stabilizzazione! Parola d'ordine del corteo, lo slogan è molto chiaro, utili ma socialmente inutili. L'amministrazione è sorda alle esigenze di questi lavoratori. Noi chiudiamo qua questo servizio che sta andando avanti da più di un'ora. Speriamo che la cosa volgerà al meglio, noi continueremo a seguire questa vicenda. Intanto vi saluto per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano.